In un Consiglio dei Ministri straordinario il Governo ha fissato nuovi criteri altimetrici con una esenzione totale per 3.456 comuni e parziale per altri 655. Una notizia attesa, giunta in extremis. Una 48enne era stata fermata alla guida sotto effetto di droghe dopo aver provocato un incidente nel territorio di Berceto. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato causa tempo. Con la nutrita serie di funzioni conferite dal civico consesso Borgo Tarese durante l'ultima seduta, l'Unione dei Comuni Vallitare Ceno entra ora a tutti gli effetti nella fase operativa. La memoria storica è una memoria che fa delle scelte, la memoria coincide con l'anima. Questa è una delle frasi dette da Franco Pesci nel corso della conferenza tenutasi a Ghiari di Berceto. Continua il nostro viaggio all'interno della scuola aperta al polo professionale di Bedogna. Oggi conosciamo l'indirizzo alberghiero enogastronomico attivo da ben 4 anni. Calcio, l'attenzione è in seconda categoria per il derby Valtaro-Valceno tra Borgotaro e Bardi. In terza si attende il sorpasso del Compiano, in promozione una nuova vittoria della Valtarese. Buonasera e buon sabato, ben ritrovati all'informazione locale. Il Governo, in un Consiglio dei Ministri straordinario svoltosi ieri, ha fissato nuovi criteri altimetrici con una esenzione totale per 3.456 comuni e parziale per altri 655. Una buona notizia attesa dal nostro territorio è giunta davvero in extremis. Sentiamo. Il Governo, con un Consiglio dei Ministri straordinario, ha risolto ieri il problema dell'IMU agricola montana, fissando nuovi criteri altimetrici per il pagamento con esenzione totale per 3.456 comuni, prima erano 1.498 e parziale per altri 655 comuni. I contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione verseranno l'imposta entro il 10 febbraio prossimo. Lo ha spiegato il Ministero dell'Agricoltura in una nota. La soluzione deriva dall'incontro svolto ieri mattina tra il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan e il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. Il governo doveva decidere se prorogare l'esenzione, essendo la scadenza del pagamento imminente fissata per lunedì 26. Abbiamo lavorato per una soluzione definitiva e strutturale della vicenda IMU sui terreni montani, ha dichiarato il ministro Martina. Con il decreto di oggi abbiamo risolto i problemi amministrativi sopravvenuti. Il Consiglio dei Ministri ha dunque approvato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati ampliandone la platea. Il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso l'esenzione dell'imposta municipale propria, quindi l'IMU, si applica ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati ubicati nei comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. Ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei comuni italiani predisposto sempre dall'Istat. Tali criteri si applicano anche all'anno d'imposta 2014. Per l'anno scorso non è comunque dovuta l'IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con i ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri che abbiamo elencato poc'anzi. I contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione verseranno l'imposta, come già detto, entro il 10 febbraio. Bene ha fatto il governo a rivedere e correggere il regime fiscale sui terreni agricoli accogliendo le richieste di tanti sindaci e dell'ANCI. Con queste parole il presidente ANCI Piero Fassino ha espresso soddisfazione per le decisioni approvate dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro Martina.
aveva avuto un decreto penale di condanna di 2.280 euro per essersi messa alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti, tanto da provocare un incidente in località Rivi Freddi nel comune di Berceto. Ma il processo di appello, che si è svolto davanti al giudice Cristina Della Giacoma e al pubblico ministero Laila Papotti, si è dovuto concludere con la prescrizione a seguito del tempo trascorso. Il fatto risale al giugno del 2008 e la vicenda riguarda una donna di 48 anni residente in provincia di Milano. Cambiamo pagina con la nutrita serie di funzioni conferite dal civico consesso borgotarese durante l'ultima seduta del Consiglio. L'Unione dei Comuni Valli, Taro e Ceno entra ora a tutti gli effetti nella fase operativa. Con la nutrita serie di funzioni conferite dal civico consesso borgotarese nel corso dell'ultima seduta, l'Unione dei Comuni delle Valli del Taro e del Ceno potrà entrare nella fase operativa. Il maggior comune del territorio ha infatti delegato all'ente comprensoriale la gestione dei sistemi informatici, del personale, del servizio tributi, della pianificazione urbanistica, della polizia municipale, della protezione civile, dei servizi sociali, dello sportello per le attività produttive e del controllo della popolazione canina, trattenendo in capo alla municipalità solamente i servizi demografici, quelli finanziari, i lavori pubblici e i servizi scolastici. L'amministrazione ha sottolineato come si sia trattato di una scelta politica di fondamentale importanza, sulla quale anche altri comuni che non avevano partecipato alla prima fase dell'operazione stanno ora convergendo, poiché la carenza di organici rende sempre più difficile garantire ai cittadini i servizi necessari. È una delega naturalmente ponderata, valutata, con anche alcuni aspetti che meriteranno una ulteriore valutazione rispetto a quello che saranno i piani economici finanziari, quindi i costi che queste gestioni e l'organizzazione che queste gestioni di funzione andranno a trovare all'interno dell'Unione. Noi crediamo che quindi la scommessa che avevamo fatto inizi a dare qualche primo segnale positivo per il territorio. Auspichiamo l'ingresso dei comuni dell'Alta Valle, in particolare di quelli più vicini a noi, proprio per rafforzare il peso del nostro territorio dentro all'Unione e dentro a quel percorso di riordino delle entità amministrative che stiamo vedendo con il superamento delle province, che necessariamente devono portare i comuni ad aggregarsi sempre di più per riuscire a continuare a dare servizi ai propri cittadini. Il consigliere Giuseppe Tofanin ha espresso voto contrario, osservando che non solo Borgotaro, non avendo l'obbligo di entrare nell'Unione, non aveva nessuna convenienza a portare a termine questa operazione, ma l'Unione stessa non porterà nessun vantaggio economico agli enti locali che ne fanno parte e tantomeno ai cittadini. La scelta fatta dall'amministrazione di aderire a un'unione così disomogenea, appunto per territorio, è stato un ulteriore errore. Ma dal punto di vista economico questo si è rivelato un doppio errore, in quanto in futuro le amministrazioni comunali di tutti i comuni dovranno sopportare l'onere dei dipendenti dell'ex comunità montana, ora che diventeranno dipendenti dell'Unione dei Comuni. A questo si aggiunge una complessità burocratica e amministrativa che crea grande disagio a livello di programmazione, a livello di programmazione finanziaria per quanto riguarda i bilanci. Oltre a questo, noi abbiamo già denunciato che questa unione così disomogenea non darà nessun vantaggio dal punto di vista del potere che ha la nostra zona, cioè l'Alta Valtaro, nei confronti della Regione, nei confronti dello Stato centrale in termini di rivendicazione e di finanziamenti che può ottenere. Voto contrario anche da parte del gruppo di minoranza Gente del Borgo, che ha ribadito ancora una volta di ritenere deleteria la scelta di trasferire la sede dell'Unione dei Comuni a Varano Melegari, in quanto ciò porterà inevitabilmente ad un indebolimento del ruolo politico di Borgotaro. L'Unione dei Comuni se andava fatta a nostro vedere, partendo dai 5 comuni dell'Alta Valle, ragionando insieme e in attesa di veder aderire tutti questi comuni, il comune di Borgotaro poteva aspettare un attimo, anche perché non aveva l'obbligo di entrare in Unione. Credo quindi che
che il Comune di Borgotaro in questa azione, per quello che riguarderà il prossimo futuro, avrà indebolito il suo ruolo politico-istituzionale da sempre. Punto di riferimento non solo per Borgotaro ma per tutti i comuni che vanno verso monte. Tutto questo credo che sia stata solamente una scelta di carattere politico imposta dalle logiche partitiche e non sicuramente negli interessi dei cittadini. Una chiave di lettura dell'operazione che l'amministrazione comunale di Borgotaro non solo non condivide ma respinge categoricamente. Borgotaro in questo credo che abbia riacquisito un ruolo, al di là delle strumentalizzazioni che si possono fare, un ruolo politico centrale. Anche operativamente intanto la sede e i servizi continuano a essere qui a Borgotaro, in Palazzo Tardiani. Politicamente Borgotaro è sede del distretto, comune capodistretto, presiede il comitato di distretto. Credo che ci siano dei segnali importanti che vanno consolidati anche sul fronte degli altri servizi. Auspichiamo davvero che questo percorso trovi anche nella sua realizzazione concreta una condivisione più larga e quindi l'attenzione verso anche gli altri comuni c'è tutta, ma mi sembra che stia anche maturando anche da parte loro. Prosegue al Centro Sociale Ricreativo Timossi di Borgotaro Conversazioni tra noi. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio alle ore 16 nella sede del centro in via Repubblica numero 1. Ospite sarà Don Angelo Busi, parroco di Borgotaro, che parlerà dell'altezza che espone le vette ai fulmini. E ora andiamo in quel di Ghiare di Berceto, dove si è tenuta una conferenza dello storico Sergio Mussi insieme al poeta locale Franco Pesci. Si intitolava Al di là della memoria. Ha riempito la sala civica Luigi Avalli l'interessante conferenza dello storico Sergio Mussi intitolata Al di là della memoria, che si è tenuta a Ghiare di Berceto domenica scorsa. La conferenza è stata introdotta dal poeta locale Franco Pesci, che ha ricordato che la memoria storica è una memoria che fa delle scelte, la memoria coincide con l'anima. Un ricordo di Pesci è andato anche al maestro Luigi Avalli, più noto come Gino. Fu uno straordinario uomo contro, ha detto, al quale è dedicato il luogo dove si è tenuto il dibattito. La parola poi è passata a Sergio Mussi, che ha spiegato il perché del titolo. La tradizione orale, tramandata di padre in figlio secondo gli studi scientifici, non va oltre i 200 anni senza subire alterazioni ed ecco perché è importante la documentazione scritta per salvaguardare l'autenticità della memoria storica. La conferenza, frutto di 5 mesi di ricerche, il cui tema erano le origini e l'evoluzione di Ghiare, è iniziata con una precisazione di Mussi. Fino a poco tempo fa, ha detto, era convinzione che questo paese fosse sorto in funzione della ferrovia prima e della fabbrica poi, ma vi sono tracce di insediamenti nella zona già in epoca paleolitica. Mussi ha poi proseguito la sua relazione dando ampio spazio alla toponomastica, una scienza di cui si occupa ampiamente da tempo e che tramite lo studio dei nomi di luogo riesce a individuare quali popolazioni hanno abitato una località, le sue caratteristiche geofisiche, le lingue e i dialetti in uso in una determinata area.